Gentili signore e signori, un cordiale saluto, ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore per il 15° appuntamento della riunione invernale, oggi dedicato ai gran premi in ostacoli, con la gran corsa Siepi nazionale di gruppo 1, il criterium d'inverno di gruppo 2 e il premio dedicato alla città e all'ippodromo di Pardubizza, con il quale siamo gemellati ormai da tanti anni. Questo è il programma, tempo variabile, il terreno pesante. Buon divertimento con Tarflash e ci vediamo in chiusura di trasmissione. Opaleo invece ha guadagnato molto al passaggio dei tronchi. Opaleo è già in prima linea ora con Rivi Freddi, si torna sulla fence. Opaleo, Rivi Freddi, Desert More, Option B, Gondaro. In quinta posizione Bull Ride. Fence Riviera con Rivi Freddi, Opaleo, Bull Ride, Option B, Gondaro. Si torna davanti alla Siepe Mobile. Con sempre Bull Ride, Rivi Freddi, Evidenza. Poi Opaleo, Option B, attenzione alla curva, molto molto stretta ora. E si entra, intanto Bull Ride prova, allarga molto, vediamo questo ostacolo, Rivi Freddi, Opaleo e Option B, Gondaro. Opaleo, Option B, Rivi Freddi, Gondaro. Poi Desert More Hill, visto che Bull Ride si è espromesso con l'allargamento sulla parte interna del percorso, Option B ora attacca Opaleo ed è in leggero vantaggio, non è brillantissimo Option B sui salti, Opaleo di dentro, di fuori Rivi Freddi, si avvicina a Gondaro, poi Desert More Hill con Option B e Opaleo alle prese davanti a Rivi Freddi e Gondaro, poi Desert More Hill prima dell'ultima curva, Opaleo prova a rientrare ora a Desert More Hill, Rivi Freddi e Option B, Gondaro è quinto, Option B, Opaleo, Rivi Freddi e Desert Morili, quattro allungano da Gondaro col favorito che deve pervenire ancora in prima linea con Opaleo, Option B, Rivi Freddi e Desert Morili, poi Gondaro. Quando siamo in dirittura, Opaleo prova a allungare da Option B che assaggia la frusta, Rivi Freddi che va in mezzo ai due, poi Gondaro, allargo Desert Morillo, Opaleo contro Gondaro di dentro, Option B di fuori, poi Rivi Freddi con Gondaro che sta allungando all'interno di Opaleo, Opaleo contro Gondaro, prova il favorito ad allungare, allunga Gondaro, il favorito Joseph Vania che apre il pomeriggio, lo steeple cross, Opaleo è il secondo e Option B terzo. Joseph, un altro successo a San Rossore con questa giubba, ho perso il conto adesso. Sì, grazie, ha corso molto bene, ho visto che qualche cavallo avevano problemi con le curve, allora aspettavo proprio fine ultima addirittura, perché sapevo che lui ce l'ha un spunto buono, ha fatto bene. Tutto facile? No, mi ha sbagliato qualche salto di brutto, però infine è andata bene. Bene.
Premio Pardubizza quest'oggi a San Rossore. Abbiamo avuto e abbiamo una delegazione che viene proprio dall'ippodromo della Repubblica Ceca. Madra Romakova, che ormai da tanti anni è nostra amica, ci vuoi raccontare di questa associazione e poi passeremo al presidente dell'associazione? La nostra associazione adesso è già più privata perché è cambiata qualche situazione al nostro ippodromo, ma noi abbiamo fatto tutto per questa nostra amicizia lunga, sempre proteggere. Tanti anni ormai, Magda? Più che 10 anni, sì, grazie. E allora il presidente di questa associazione, dottor Giuseppe Imbalzano, bentornato a San Rossore. Grazie, grazie. Sono molto felice di essere di nuovo con voi qui a San Rossore e in particolare di portare molti amici della Repubblica Ceca. La nostra associazione appunto è un'associazione intesa a mantenere stretti legami di amicizia e collaborazione e cooperazione tra i nostri due ippodromi e in particolare anche tra i nostri due paesi. Tra l'altro lei è stato console nella Repubblica Ceca per tanti anni. Sì, io sono stato per 7 anni console d'Italia a Praga e ho potuto notare appunto lo sviluppo che c'è stato dal mio arrivo ad oggi. Sono stato sorpreso anche di vedere il giovane Vania come parla l'italiano. Ormai per le frequentazioni è diventato un perfetto interprete della lingua italiana. Esatto, e vedo come quanti cittadini della Repubblica Ceca sono presenti, quindi spero solo che possiamo incrementare in futuro i nostri rapporti di amicizia, le nostre relazioni e mantenere sempre il nostro personale affettuoso ricordo e amicizia con te in particolare, e lo devo dire che sei un estremamente un amico che valutiamo moltissimo, e a tutti gli amici di San Rossore e dell'ippodromo di San Rossore. Grazie, grazie Giuseppe Imbalzano, grazie a Madra Romakova, premio Pardubizza, appuntamento al prossimo anno. Marilyn Tango, Black Helmet all'esterno, General Marius dietro i tre, buonasera, con General Marius che muova l'attacco di Black Helmet e va su Marilyn Tango dietro a questi, buonasera, con Marilyn Tango, General Marius, Black Helmet e buonasera, sempre loro a lottare con Marilyn Tango che prova a allungare dal General Marius, Black Helmet all'interno senza spazio, buonasera, lotta a 4 fino in fondo, Black Helmet che attacca, General Marius all'esterno, General Marius che attacca in mezzo alla pista e alla fine passa su Black Helmet. Vittoria di General Marius con il paraocchi, viene a stampare Black Helmet e Marilyn Tango al termine diretta combattuta, ancora Samuele Paladini sul grigio di Jacopo Bindi. Lotta nel finale, ma a spuntarla è stato un sempre più convincente Samuele Paladini. No, il cavallo è andato bene, è venuta una corsa abbastanza giusta per lui, un cavallo di passo, ha bisogno di aggiustarsi prima di venire a casa, è andata bene. Con la diagonale, Musique de la Nuit in diagonale, è in vantaggio su Big Fly, in terza posizione Solar Walker, Vermitore, Spirit of Phaeton, secondo ostacolo della diagonale e poi un giro alla conclusione, Musique de la Nuit, Big Fly, sempre uno accanto all'altro, in terza posizione Solar Walker con accanto Vermitore, in coda Spirit of Phaeton, la siepe mobile davanti al pubblico
del ristorante al centro dell'ippodromo. Per l'ultima volta si salta la siepe mobile con Music de la Nuit, sempre in vantaggio, con di fuori sempre Big Fly. Poi il terzetto che chiude, Solar Walker, Vermitore, Spirit of Phaeton. Qui tettora compatto nella curva della segreteria, in pista ostacoli, con Music de la Nuit che affronta la retta di fronte in vantaggio, sempre con all'esterno Big Fly che si fa vedere. In corda Solar Walk con di fuori Verbitore, in coda Spirit of Phaeton. Primo ostacolo della retta di fronte, Music in leggero vantaggio, si concretizza all'esterno Big Fly che si fa vedere sugli ipotetici specchietti retrovisori, mentre Solar Walk è sposta al lato dei due e fa da prepista per Vermitore. In coda c'è sempre Spirit of Phaeton. Secondo ostacolo, Big Fly intensifica l'attacco a Music de la Nuit con la femmina che prova a tenere botta. In coda intanto Spirit of Phaeton assaggia la frusta. In terza posizione Solar Walk davanti a Vermitore. Big Fly sta passando su Music de la Nuit. Poi Solar Walker, Vermitore con Big Fly in vantaggio su Music de la Nuit, Solar Walker, Vermitore, Spirit of Phaeton con Big Fly in vantaggio, Joseph Vania Junior per papà in vantaggio all'ingresso addirittura su Music de la Nuit, poi Solar Walker e Vermitore, 500 metri alla conclusione, allarga intanto il Big Fly per rintuzzare la mossa di Vermitore che dalla coda viene a fare l'arrivo e sono i due Joseph Vermitore all'interno, di fuori Big Fly che vanno a lottare davanti a Solar Walk e Music de la Nuit per il passaggio dell'ultimo ostacolo. Ci prova Vermitore, salta largo e alto intanto Big Fly, mano alla frusta, Vermitore che lo attacca, poi Solar Walk, Vermitore in leggero vantaggio, cambia frusta Big Fly per andarlo a prendere, poi Solar Walk, ancora Vermitore all'interno di Big Fly nel finale, Vermitore, Big Fly, Solar Walker, Joseph Bartosz per Paolo Favero, i colori di Lidia Olisova, il blu e la V beige, Vermitore vincono la 26esima edizione del Criterium d'Inverno, gruppo 2 in Siepi, battuto Big Fly. Il vincitore è lui, Vermitore, che dopo la Listed Race vince anche questa corsa di gruppo 2, protagonista assoluto tra i 4 anni, Joseph. Sì, sì, molto buon cavallo. Anche grazie a Esther Ledecka perché lei ha motivato me, perché ieri vinceva Olympic Games e mi ha motivato per questa vittoria. Bene, quindi un richiamo a una connazionale che ha vinto l'oro olimpico in Corea del Sud. Quando si entra addirittura la Schumann Voice aspetta a scappare da Nuit Diabolica Arcandito, in mezzo alla pista Timothy di Breme, in corda Absolute Belter con la Schumann Voice che ora scappa da Absolute Belter che gli fa lo spunto addosso insieme a Nuit Diabolica. Bello questo arrivo, la Schumann Voice, Absolute Belter all'esterno, poi Nuit Diabolica, Timothy di Breme e Arcandito, la Schumann Voice che riparte, Absolute Belter prova ad andarla a prendere, la Schumann che mette mano alla frusta per scappare da Absolute Belter che ci prova ancora, la Schumann Voice, Absolute Belter
Shelter fino in fondo, e per la terza Nuit Diabolica Candido. Fabio Branca, la razza ambrosiana Alduino Botti, ma Absolute Belter ci ha provato fino in fondo. Fabio Branca che torna alla vittoria a San Rossore, di poco ma quanto basta. Sì, sì, c'avevo tanto in mano. Hai controllato, sì, Fabio? Sì, sì. Distanza... Giusta, la prima volta che facevo 2000 metri potevo permettermi anche di camminare un po' di più e avrei vinto più comodo, però è andato bene così. Premio Roberto e Armando Renzoni, i commissari sono intervenuti d'autorità per valutare le fasi finali. Proprio questo è il momento incriminato, quando Nuit Diabolique, il cavallo grigio con la giubba rosa e grigia, devia su Arcandido, e hanno valutato che questa deviazione era da sanzionare, e il cavallo Nuit Diabolique è stato retrocesso dal terzo al quarto posto proprio in favore di Arcandido. L'ordine d'arrivo quindi ha visto la vittoria di Nashuan Voice nei confronti di Absolute Belter, Arcandido e Nuit Diabolique. Siamo arrivati al momento più atteso della giornata, 71esima gran corsa Siepi nazionale, prova di gruppo 1 sui 3500 metri per i cavalli di 5 anni ed oltre. La corsa sarà preceduta tra poco dalla sfilata. La sfilata è aperta dal direttore generale dell'Alfea, Emiliano Piccioni, numero 1 Champ de Bataille grigio Joseph Vania Junior per papà senior, i colori della scuderia Eichner, il 2 Cazio, il 10 anni della Gestet Ripe Grund, interpretazione in corsa affidata nelle immagini a Sloop, il 3 più indietro è Namum, il baio di Elia Tanghetti, Raffaele Romano interprete e allenatore del 5 anni. Il numero 4 è un altro Eichner, Notti Magiche. Ancora Joseph Vania Senior, Thomas Garner, il 5 più indietro è Roman Jan Kratochville per Joseph Vania Senior, l'altra pedina quindi dell'allenatore ceco, i colori di Tania Vania, quindi colori familiari. Il 6 è Surin Jana Novakova per la Vocetka Novak, di persone in corsa. Chiude Vodka Welsh Joseph Bartosz per il fucsia di Paolo Favero, il 7° concorrente della Gran Corsa Siepi Nazionale. Surin, Champ de Bataille, Namum, Roman, Vodka Welsh, Notti Magiche, in coda Cazio, parte di fondo, curva di fondo, Surin, sempre lui, Champ de Bataille, che ha vicino Roman, Namum, in corda Vodka Welsh, Notti Magiche, si salta e si gira ancora in diagonale, in coda Cazio, non brillante su questo ostacolo, con Surin sempre in vantaggio su Champ de Bataille, poi sempre Roman, mentre in coda Cazio non è ancora brillante per il momento. Ultimo giro, ma perde contatto. Cazio, si può dire, lontano dalla miglior forma, è lontano dal penultimo. Siepe mobile per l'ultima volta, quando faremo l'arrivo non ci sarà più quella siepe. Surin in vantaggio, un giro alla conclusione su Champ de Bataille, all'interno Roman, poi Notti Magiche, Vodka Wells all'esterno in coda Namum. Si affronta l'ultimo giro, l'ultima volta alla retta di fronte, con Surin in vantaggio, sempre su Roman e Champ de Bataille, poi Notti Magiche e Vodka Wells in coda Namum, che tiene per ora il contatto. Siamo a 1100 metri dalla conclusione, con Surin in vantaggio, di fuori
Champ di battaglia, di dentro Roma, Nattiro Notti Magiche, poi Vodka Wells, poi Namum, con secondo ostacolo diagonale, Suri non brillante, si riprende in piano, si avvicinano a Roman e poi due Eichner, Notti Magiche e Champ di battaglia, seguiti da Vodka Wells e Namum. Con Surin ora che ha all'esterno il giallo e il nero, incombente di tutti e due, prima Notti Magiche e poi Champ di battaglia, dietro a questi Roman e Vodka Wells, Namum che prova l'avvicinamento, Surin contro Notti Magiche che insiste, poi Champ di battaglia in corda Vodka Wells, quattro ancora inseguiti da Namum e da Roman, quando siete addirittura Surin risponde a Notti Magiche, all'interno prova Vodka Wells, a largo Champ di battaglia, prova a farla arrivare anche Namum a largo di tutti con Champ di battaglia, Vodka Wells tra i due c'è ancora in quota ma sta calando Notti Magiche con Champ contro Vodka Wells, poi Namum che prova ad aggiungersi alla lotta, 4 a vincere, Vodka Wells che è passato su Champ che prova a tornare, Vodka all'interno, Joseph Bartosz, Paolo Favero, Vodka Wells oggi è di moda il fucsia. Sui due di Eichner, Champ de Bataille e Notti Magiche davanti a Namum. Oggi è il Favero Day. Vodka Wells vince il gruppo 1, la 71esima edizione della Gran Corsa Siepi Nazionale. Joseph Bartosz batte l'altro Joseph, Vania, Champ de Bataille, terzo Notti Magiche, quarto Namum, quinto Roman. Ha vinto a sorpresa Vodka Welsh, si può dire 8,91, battuti i due di Eichner che avranno tutti gli appuntamenti per rifarsi, ma oggi ha vinto Vodka Welsh, è tutto. Joseph, cavallo che conosceva già la pista, due corse sempre in progresso e oggi il botto. Sì. Mamma mia, che è andato oggi in fondo. È andato fortissimo. Impossibile, sì. Sì, fortissimo in fondo, sempre, sempre va. Oh, grazie Scuderia Favero, anche questa giuba può vincere il gruppo 1 sempre. Certo che può vincere sempre il gruppo 1 e lo hai dimostrato ancora oggi. Bravo Joseph, bravo Paolo. E la vittoria è per loro, Vodka Wells, a segno nella Gran Corsa Siepi Nazionale di Gruppo 1. Tra poco la premiazione dei vincitori. Nei giorni scorsi abbiamo emanato un bando, un concorso per la realizzazione del drappo, del cencio, di questo palio ippico dei comuni della provincia di Pisa che è giunto al settimo anno quest'anno. Abbiamo ricevuto 7 bozzetti, abbiamo avuto le votazioni via email, abbiamo avuto i voti di una giuria tecnica e adesso vediamo i primi 3 classificati. Qua accanto a me abbiamo due pittori livornesi, Silverio Mazzella e Massimiliano Luschi, non sanno niente neanche loro dell'esito, per cui vediamo sul maxi schermo il bozzetto terzo classificato. Eccolo qua, è quello di Giuseppina Gallo con un cavallo ritratto sul traguardo, un cavallo della razza Dolmello Olgiata. Giuseppina Gallo, se non mi sbaglio, era la prima volta che partecipava a questo concorso. È entrata nella tris. Il secondo posto invece è stato conquistato da Eleonora Buti, sostenuta molto dai suoi concittadini perché nomen omen è Eleonora Buti da Buti e ha già dipinto anche il drappo del palio di Buti. E vediamo adesso chi è il vincitore di questa edizione, della 7ª edizione, e ha vinto Massimiliano Luschi.
al quale chiederemo probabilmente di fare qualche aggiunta, qualche piccola integrazione a questo, che è un bozzetto appunto e come tale poi può essere soggetto a delle piccole modifiche. Eccolo qua nel dettaglio. Massimiliano, due parole al volo, seconda vittoria per te. Sì, sì, sono contentissimo, contento anche perché è un ambiente bellissimo questo, perciò, e poi soprattutto poter dipingere cavalli, persone, è meraviglioso, grazie. Grazie a te, a Silviero e a tutti gli altri che hanno partecipato, e con i pittori labronici della Salviano 80, un'associazione, un gruppo di pittori, ci rivedremo, come già avvenuto l'anno passato per il premio Pisa, perché loro organizzeranno una esposizione, un'estemporanea di pittura proprio nel giorno per noi più importante, quindi con i pittori livornesi, appuntamento il 25 marzo, il giorno del premio Pisa, con Massimiliano Luschi. Adesso ci mettiamo d'accordo per la consegna del drappo realizzato. Grazie. Grazie a voi. Allora, è davanti sempre la TV Glorious, rincorso da Marea Rosa, San Marcolors, Raise the Bar, a largo di tutti, casomai, e casomai che sta scattando a largo di tutti, casomai che sta scattando a largo di tutti, poi The Cornish Assassin e Stundaio, casomai The Cornish e Stundaio, nel finale casomai che sta lottando con The Cornish Assassin, casomai The Cornish Assassin, Stundaio. Casomai The Cornish Assassin e Stundaio, 13, 16, 12. Andrea Mezzatesta, che finale casomai? Sì, dai, il cavallo l'ultimo è stato molto sfortunato, è rimasto un po' con intralci, oggi l'ho montato più pulito possibile. All'esterno sì, con sì, meno sì, intralci sulla esatto, strada. Esatto, diciamo che il team va forte, un momento dove è tutto in ordine, tutto perfetto, speriamo continui così. Il cavallo all'interno non ti ha mai fatto paura? No, perché lui un po' si para, ma sono convinto che io sotto ho ancora qualcosa da spendere. Rosenquist, Fantastic Look, Quebec e Destination Acclaim allungano questi quattro, con Quebec, Destination Acclaim che vanno su Rosenquist che cala, Quebec sta passando su Fantastic Love a Destination Acclaim, poi Rosenquist, Treasure Island, Quebec è in vantaggio su Destination Acclaim, Fantastic Love, Maeva di Breme, Bibi Cipolla, Treasure Island, Quebec è in vantaggio, ci prova Destination Acclaim che tenta l'ultimo disperato assalto, Quebec è in vantaggio su su Destination e poi Treasure Island fino in fondo, Quebec, come va questo Quebec ragazzi? Quebec e Destination Acclaim fino in fondo, 1-9 o 9-1 sul palo, l'attacco finale, è strettissima ragazzi, è stretta.
E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, ci rivediamo a San Rossore giovedì 22 febbraio, inizieremo alle ore 15 circa sul sito sanrossore.it e sulla pagina Facebook dell'Ippodromo, tutte le informazioni per poter seguire al meglio la nostra stagione di corse. Grazie di nuovo per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo giovedì.